Abbiamo perso un'opportunità tutti di vincere la partita. Chi ha iniziato doveva andare più forte, doveva incidere di più, doveva fare un altro tipo di partita. È peccato. Alle volte si mescolano delle qualità per cercare di rimanere sempre competitivi, sempre con la stessa identità. E l'idea era diversa di quella dei primi 60 minuti, soprattutto in funzione di Napoli, per cercare di gestire anche minutaggio a qualche giocatore che forse un po' più lucido e fresco per Napoli era molto meglio, però può capitare una partita non a grandi livelli, un po' sottotono e sono convinto che chi oggi non è stato al 100% rimedierà un'altra volta, che parta dall'inizio, che subentri, per me non cambia nulla, quindi qualcuno che pensa di non aver fatto prestazione quando avrà la possibilità di rimediare al più presto. Ma andavamo piano, sotto ritmo, la palla viaggiava lenta, non siamo riusciti ad andare da una parte all'altra come facciamo di solito, isolando gli esterni, Nico, Sottil, e loro hanno vinto una marea di contrasti, ci sono ripartiti tante volte, ed questo è stato per me il primo tempo e anche i 10 minuti del secondo. Poi i cambi, freschezza, voglia di incidere, voglia di far bene hanno ribaltato praticamente la partita, perché poi si è visto tutto l'opposto di quello che era successo nei primi 60 minuti. Quindi mi dispiace perché spesso approcciamo bene, invece oggi siamo venuti fuori alla distanza, cosa che forse era una nostra pecca di inizio stagione. Quindi quando dico che è solamente un aspetto mentale, forse è vero che succede questo, però peccato.